Il centro di compostaggio di Joppolo decide di chiudere, adesso per il comune di Raffadali cosa si prospetta? Non solo per il comune di Raffadali, per tutti i comuni della provincia di Agrigento che facevano parte della Dedalo della Togesa ci saranno problemi seri di continuare a portare avanti la raccolta differenziata che hanno iniziato e stanno svolgendo a livelli ottimi. È una chiusura che dobbiamo scongiurare e dobbiamo mettere in moto tutte le cose che abbiamo a disposizione affinché ciò non accada, sensibilizzando il governo della regione e anche il gestore della discarica affinché continui a operare fino a quando non supererà il periodo di emergenza e ci saranno altri centri di compostaggio dove conferire. Legambiente dice affidiamola anche al comune di Raffadali questo centro di compostaggio, lei cosa risponde? La mia è stata una provocazione, ma sono pronto a gestire il centro di compostaggio purché non si chiuda e metta in condizione tutti i comuni che hanno iniziato un percorso virtuoso a continuarlo e a portarlo avanti. Qual è la posizione di Legambiente nei confronti del centro di compostaggio di Joppolo Giancazio? La posizione di Legambiente nei confronti del centro di compostaggio di Joppolo Giancazio e dei centri di compostaggio in generale è una posizione assolutamente favorevole. Noi siamo convinti, perché così è, che per mettere in moto un vero ciclo integrato dei rifiuti, gli impianti di digestione anaerobica e gli impianti di compostaggio sono assolutamente necessari. Questo non significa però che gli imprenditori che si mettono ad operare in questo delicatissimo settore possono pensare, proprio per le emergenze che ci sono in Sicilia, di bypassare le normative in vigore e anche le regole di buonsenso. Purtroppo quell'impianto è un impianto che in questi anni, da quando ha cominciato ad operare nel 2014, ha presentato e continua a presentare delle enormi criticità che stanno provocando seri danni alle persone e all'ambiente circostante. In questo senso noi chiediamo che realmente e non fittiziamente quell'impianto si metta in regola proprio con quelle che sono le prescrizioni che gli sono state date per poter continuare ad operare ed a servire i comuni che sostanzialmente fino a questo momento hanno sottoscritto contratti di conferimento con quell'impianto.